adesso facciamo un passettino indietro, tanto il cielo è senza confini, andiamo a Praia Mare, perché dal Monte Cangero, costone della meglio conosciuta Zaparia, spiccano il volo tanti amanti del parapendio, e di questo ce ne parla Nicolas Rinaldi, il falco dell'associazione Fly Riviera dei Cedri. Buongiorno. Buongiorno Martino, buongiorno, grazie per l'invito. Allora Nicolas, parliamo di quest'estate. Per chi vuole lanciarsi da solo non dovrebbero esserci problemi, ma per chi vuole farlo in coppia come si fa? Allora, seguendo le nuove direttive dell'Aeroclub d'Italia, che è l'ente che disciplina il volo da diporto sportivo, non ci sono problemi, ovvero rischio zero per chi vola da solo, quindi dovremo avere molti parapendisti in vacanza a Praia Mare, come al solito, come consuetudine ogni anno. L'unica cosa, abbiamo il problema per salire su in montagna con il pulmino, perché abbiamo il pulmino 9 posti e per le prescrizioni, il distanziamento sociale, sarà quella la vera difficoltà. Senti, io non sono mai andato in parapendio, Nicolas, come si svolge un lancio? Allora, è semplicissimo, si sale appunto in cima alla montagna che è 600 metri, da lì ci si prepara, quindi si indossa in imbragatura, il casco, si ascoltano le direttive del pilota e con due passi si prende il volo. Facciamo un volo di circa 20 minuti, appena decollati cerchiamo di fare quota, quindi di salire, di sfruttare le correnti ascensionali e di guadagnare più quota rispetto al punto di decollo, perché questo è il bello del parapendio. E una volta raggiunta una quota sufficiente, ideale, per godersi meglio il panorama, si va dritti sopra l'isola di Dino. Si fanno un paio di giri turistici sulla splendida isola di Praia Mare e poi dopo si atterra vicino alla spiaggia. Ascolta, hai parlato di correnti, ma ci sono delle correnti particolari qui nella nostra zona? Allora, Praia Mare non è il posto migliore per volare, nel senso che le correnti sono piuttosto deboli perché si vola in regime di brezza di mare. Però la particolarità di Praia è perché è considerato uno dei posti più belli dove andare a volare col parapendio, proprio con l'accostamento mare e montagna è eccezionale, poi col panorama è unico. Ma si può andare anche sul mare con un parapendio? Sì, sì, sì. Può andare anche sul mare tranquillamente, considera il parapendio come un piccolo aeroplano. Secondo te quali sono gli altri punti spettacolari da cui ci si potrebbe lanciare dalla Riviera dei Cedri? Allora, nella zona abbiamo Belvedere, che è molto bello, e là si vola proprio sotto Monte La Caccia, a una quota un po' più alta di 700 metri, è particolare Belvedere perché è proprio un decollo di alta montagna, si sente proprio di essere lontani dal mare. Un altro posto interessante per esempio può essere Santa Domenica Talao, che sebbene poco sfruttato per difficoltà per raggiungere il punto di decollo, da lì si riescono a fare dei voli. Questi sono, diciamo, i principali che abbiamo qui in zona. Senti, ti voglio fare anche questa domanda. Io e Francesca possiamo lanciarci insieme, logicamente chiederemo ai rispettivi consorti. Cioè potete volare non insieme, ma insieme a un pilota che vi accompagna, quindi con due parapendi differenti. Li possiamo targare Radio DGS però entrambi. Certo, magari fare una diretta proprio in volo, sì. sarebbe divertente. Prenderemo coraggio e la faremo. Faremo così. Benissimo. Bene, io ti ringrazio davvero Nicolas per queste informazioni, quindi vogliamo ricordare Associazione Fly Riviera dei Cedri, per chi si vuole fare un bel lancio nel vuoto sicuro, logicamente, e guardare ancora di più le bellezze del nostro Golfo di Policastro e di Praia Mare. Grazie ancora, buon lavoro! Grazie.